Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo episodio sempre sulla serie di WWE 2K19 per quanto riguarda la carriera del nostro giocatore. Vediamo adesso cosa c'ha da dirci, Kurt Angle per quanto riguarda, credo, la nostra condizione fisica, appunto. Ok. Come ti senti? Mi scoppia la testa, mi fa male tutto e non ricordo praticamente niente di quello che è successo. Probably a side effect of whatever Bray Wyatt used to knock you unconscious. Things I saw out there. Spiegherebbe alcune cose che abbiamo visto, per adesso dobbiamo concentrarti sulla tua guarigione. Purtroppo non sappiamo di preciso quanto ci vorrà. Ho una pessima notizia: a causa delle ferite che hai subito, Triple H mi ha obbligato a toglierti il titolo intercontinentale. Ovviamente, ma posso ancora riprendermi in tempo. Triple H non è disposto a rischiare di aspettare per niente. Mi dispiace, ma la sua decisione è inappellabile. Prometto che troverò un modo per darti l'occasione di riprenderti il titolo appena starei meglio. Tu ora pensa a rilassarti e riprenderti. Quindi ci hanno tolto anche l'unico titolo che avevamo, il titolo intercontinentale. Adesso ce lo possiamo scordare. Riposa e riprenditi. Ok, riposiamoci e riprendiamoci, va bene. Vediamo adesso come si sviluppa questa situazione, perché non so sinceramente cosa può succedere, visto che adesso non abbiamo più il titolo continentale, intercontinentale, settimane dopo, quindi neanche una settimana. Vabbè, base non lo vediamo per diverso tempo. So che non ti piace perdere tempo, così ti ho inserito in un match tag team contro i The Bar, quindi Cesaro e Sheamus. Chi è il mio partner? Perfetto, questo lo possiamo decidere noi. Almeno possiamo decidere chi sarà il nostro partner. Una cosa abbastanza carina da vedere. Allora, possiamo scegliere Goldust, Finn Balor, Jason Jordan o The Miz. Allora, io sceglierei Finn Balor o The Miz. Io sceglierei The Miz. Vediamo The Miz cosa ci dice. Ti è cambiato, ma non saprei dire in che modo. Ho cambiato shampoo di recente, sarà quello? Adesso ci sono arrivato. Non hai più neanche una cintura intorno alla vita. E pensate che fino a poco fa ne avevi ben due. Adesso sono scomparse. Come cambiano in fretta le cose, vero? Non tutto cambia. Tu per esempio sei sempre il solito imbecille. Scordati pure mi aiuto nel match tag team di stasera. E tu scordati pure che possa pensare anche solo di chiedertelo. Ok. Quindi The Miz ce lo possiamo scordare. Vediamo Finn Balor. So che stai cercando un partner per affrontare The Bar, ma ho già un match organizzato per stasera. Come fai a sapere che avrei scelto te come partner? Istinto. Beh, ci hai preso, sarebbe un onore. Un'altra volta forse. Ascoltami bene, il tuo fisico si è appena ripreso e questo è il tuo match di rientro. Anni fa ho dovuto superare un brutto infortunio alle spalle e ho imparato che non ha senso ritornare a combattere se non si è in grado di dare tutto. Soprattutto contro i lottatori come Sheamus e Cesaro. Grazie, lo terrò a mente. E anche lui ce lo possiamo scordare. Vediamo se Goldust ci accetta. Voci di corridoio affermano che tu stai cercando un produttore questa sera. A tal proposito, ho solo due parole. Sono qui per servirti, potenziale partner. A te la scelta. Quindi, mi servirà l'aiuto di un veterano del tuo calibro per sconfiggere The Bar? Ci sto, oppure mi preoccupa di più il match che la scelta di un nome per la nostra squadra? No, io va bene lui come partner, quindi mi va bene lui al posto di Jason Jordan. Nessuno potrà dimenticare il nostro Buzz Dust o eventualmente Gold Buzz. Ripeto a te la scelta. Vabbè, quello non è... qui non ci dirà niente. Ok, possiamo andare direttamente al match. Appunto, abbiamo un match 2 contro 2. Mister Enigma e Goldust contro Sheamus e Cesaro. Ci vediamo direttamente al match, ragazzi. Ok, eccoci qua. Possiamo direttamente iniziare il match con una bella mossa subita da Cesaro.
Beh, se Saro e Scemo si sono abbastanza duri da battere e duri da mandare giù. Ho appena notato un'altra cosa abbastanza carina. Intanto Scemo si stava entrando. Come vedete in basso, nei nomi, i nomi di chi attualmente sono quelli legali, cioè quelli che stanno combattendo e devono stare dentro al ring, sono sottolineati, o almeno hanno un bordo colorato in modo che si possa vedere direttamente. Questa è un'ottima cosa, un'altra ottima cosa che hanno aggiunto solo quest'anno, ed è davvero una buona cosa. Sì, certo. Ok, sempre come obiettivo abbiamo quello di vincere con uno schieramento o una sottomissione. Vediamo se... ok, facciamo un attacco in coppia. Questi non li hanno migliorati, li hanno lasciati solo così, ma andavano bene già dall'inizio così. Quindi dobbiamo solo vincere questo match. Vediamo come possiamo cercare di vincerlo. Credo che alla fine debba sempre andare io da Sheamus o da chi è fuori dal ring per distrarlo in ogni caso. Ok ragazzi, ne abbiamo prese parecchie e ne abbiamo anche date parecchie. Però credo che l'unica possibilità che io che noi abbiamo di vincere è quella di fare così. Perfetto, infatti, appena l'ho detto abbiamo vinto. Ok, quindi abbiamo vinto anche quest'altro match. Adesso vediamo come si sviluppa la cosa. Potrebbero anche portarci a vincere anche i titoli di coppia. Potrebbe essere anche una cosa carina. Tanto questa è la classica vittoria che si vede sempre. Vediamo cosa succede successivamente. Ok, questa è la vittoria appunto. Ritorna Bray Wyatt con non so chi sia. Quello assomiglia al nostro compagno col Queen, eh? Quello sono sicuro che è col Queen. Ok, in ogni caso sembra un 2 contro 1. Quello è col Queen, si vede da lontano. Arriva anche Finn Balor, quindi Goldust ce lo possiamo dimenticare. Ok, vediamo adesso cosa succede. Beh, io credo che la settimana successiva vediamo cosa ci dice. La scorsa settimana ti ho accolto con piacere perché mi eri mancato tanto, Buzz. Sentivo che stavamo diventando amici prima che il tuo tragico infortunio ti portasse via da me. Così ho deciso di aspettare pazientemente mentre ti riprendevi dalle tue ferite. In quel periodo però ho incontrato una persona, una vittima precedente del tuo parassitismo. Un amico con cui hai condiviso tanto, per poi abbandonarlo sul ciglio della strada alla prima occasione. L'hai lasciato in pasto agli avvoltoi perché semplicemente non era più utile al suo scopo. Letteralmente è col Queen, sì, già, ce l'ha detto lui. Ma al mio è ancora utilissimo. Sai, l'ultima volta che ci siamo visti hai distrutto una cosa a cui tenevo tantissimo, quindi ho deciso di distruggere qualcosa, o meglio qualcuno di prezioso per te. E la colpa è tutta tua, Buzz. L'hai lasciata in pasta di avvoltoi e io non ho dovuto far altro che calare in picchiata e nutrirmi della sua carne. Ok, toglierà la maschera e sarà col Queen. Perfetto. Bray Wyatt ha reclutato col Queen. O quel che ne rimane, lo dico. Questa questione è riuscita a diventare ancora più personale. Beh, non credo. Allora, parla con Cole per sottrarlo al controllo di Bray Wyatt o attacca Bray Wyatt. Allora, se attaccassimo Bray Wyatt, col Queen ci attaccherebbe. Quindi cerchiamo di parlare con Cole. No, io attacco Bray Wyatt.
perché intanto so che poi ci attaccherà anche col Quinn, è ovvio, infatti. Cioè, già si sapeva, però parlare con Col Quinn era inutile. Almeno abbiamo Finn Balor che ci aiuta ogni tanto. Kurt Angle, evidentemente che ci sono diverse questioni risolte fra voi due. Perciò ho deciso che vi affronterete in un rematch alla prossima Survivor Series. Ma stavolta mi assicurò che il match cominci e finisca sullo stesso ring, senza interferenze esterne, perché si tratterà. Perché si tratterà, lo faccio dire a lui, uno steel cage match. Uno steel cage match 2 contro 2. Ottima, ottima stipulazione, perché in questo caso o si vince con uno schieramento o si vince uscendo dalla gabbia, ma entrambi devono uscire dalla gabbia. Ok, quindi già qui siamo al match. Questo lo vediamo direttamente nell'episodio successivo. Non lo vedremo in questo. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi.